Ma welcome back everybody, qui è Vlad Cavallo Pazzo e bentornati sul canale. Siamo ancora qui su Alien, il nostro MMO di riferimento del periodo insieme a New World. Quest'oggi andremo ad addentrarci in quello che sono le rune, in quello che è il potenziamento delle armi e cercheremo di dare un'infarinatura per chi ancora non sapesse come funziona il sistema di equipaggiamento e potenziamento del proprio arsenale. Ma ora lasciate che vi inviti a iscrivervi al mio canale. Stiamo diventando sempre di più e questo non può fare altro che veramente darmi una gioia incredibile. Non mi aspettavo dei risultati tanto evidenti in così poco tempo, ma vedo che sia Alien che New World, ma anche altre cose, vanno veramente alla grande e di questo io veramente mi inchino e vi ringrazio. Se non siete ancora iscritti e volete iscrivervi, c'è il pulsantino, lasciate un bel pollicione e confrontiamoci qua sotto nei commenti per poter parlare appunto e vedere un po' le nostre opinioni e o le nostre divergenze. Ma ora ciancio alle bande e partiamo subito con l'argomento principale. Quindi innanzitutto vorrei introdurre il fatto che il successo del proprio personaggio, del proprio team, parte dalla creazione, dall'aggiornamento del nostro equipaggiamento ed Alien non fa certo eccezione. Ci sono molte cose da fare, però ovviamente noi dovremo combattere, dovremo poi andarci a interfacciare con le instance, con i raid, con tutto quello che concerne il PvE di questo gioco. Allora, partiamo subito con l'equipaggiamento delle rune, che è il modo più semplice per potenziare il nostro equipaggiamento su Alien. Ovviamente quindi sto parlando delle rune. Di cosa si tratta? Di questi sassolini qua. Le rune sono estremamente importanti all'interno del gioco perché ci permettono appunto di andare ad upgradare il nostro equipaggiamento, le nostre armi. Ogni arma inizia con uno slot di rune vuoto. Partiamo col dire che ogni arma inizia con uno slot rune e ottiene degli nuovi slot man mano che ci si potenzia. Quindi per ogni potenziamento più 4 ricevuto. Allora, ci sono qui vedete 6 colori di rune, in realtà ce ne sono 7, manca il bianco, però poi ci arriveremo magari in un prossimo video. Adesso diamo l'infarinatura proprio per chi apre questo video e dice: ma che cacchio sono le rune? Come devo usarle? Cosa? Cioè, in che maniera? Bene, Vlad Cavallo Pazzo qua per questo. Allora, partiamo subito a dire che abbiamo questi 6 colori. Ogni colore andrà ad influire su un attributo diverso. Ad esempio, il rosso andrà ad aumentare i tratti di danno. Il blu andrà ad aumentare i tratti di difesa, la protection. Il verde è quello del supporto e aumenterà i tratti del guaritore, per chi vuole intraprendere questo percorso. Il giallo aumenta i tratti di fortuna e di probabilità. Il viola conferisce tratti con effetti positivi e negativi per coloro che desiderano una strategia ad alto rischio e ad alto rendimento. Parliamo di voler osare un pochettino di più e io mi sento di condividere questo tipo di scelta. L'arancione aumenta i tratti del controllo della folla. Poi andremo a vedere bene di cosa si tratta. Il bianco, che non vediamo, può essere equipaggiato in qualsiasi slot e aumentare direttamente una statistica specifica. Bene, andiamo dentro appunto. Ogni slot runico, oltre al primo, ha un colore specifico che può essere equipaggiato, quindi trovare la runa giusta per la nostra arma sarà fondamentale. Potremo andare quindi a giocare con voler aumentare tanto l'attacco, voler decidere di intraprendere una strategia più di controllo o di supporto per il gruppo. Vogliamo essere dei bestioni di difesa? Bene, andiamo a aumentare la protection. Le rune possono essere cambiate senza alcun costo, possono essere possiamo svariare sul fronte di tutte le rune senza pagare niente, possiamo toglierle, possiamo metterle. E conviene, meno vi consiglio sempre di tenerle un po' alla scorta per degli incontri specifici oppure un cambio di strategia che non avevamo preventivato. Questo quindi è quello che riguarda le nostre belle rune. Per chi mastica già GDR non è una novità e quindi basta semplicemente andare a incastonarla nello slot specifico. Per quanto riguarda il miglioramento delle armi, questo è diverso dall'incantamento che abbiamo appena visto. Il miglioramento delle armi non è meno importante assolutamente dell'incantamento, però ci permetterà di andare a potenziare la nostra arma dal livello 34. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per andare a potenziare Vlad Cavallo Pazzo.
ovviamente o potenziamenti si possono eseguire nella maggior parte delle città del gioco, quindi ogni arma può essere potenziata un certo numero di volte, come indicato dai diamanti nelle statistiche del proprio oggetto. Quindi per migliorare le nostre armi dovremo usare le pietre di potenziamento. Il ciò comporta anche una piccola possibilità di fallimento, che fa parte del gioco. Se avremo successo durante il potenziamento delle nostre armi, aumenteranno di conseguenza gli slot runici che ha l'arma, potremo aumentare le statistiche di attacco e potenzialmente aumenteremo anche il livello dell'oggetto, diciamo una volta raggiunto un certo livello. Il fallimento invece ridurrà il livello di potenziamento della nostra arma e ci farà tornare un pochettino indietro. Tuttavia alcuni elementi possono annullare gli errori precedenti, quindi non è la fine del mondo, non preoccupatevi se fallirete nell'upgrade della vostra arma e niente, si ricomincia, il mondo va avanti. Troveremo anche degli slot di potenziamento con un bordo giallo, i quali hanno una maggiore probabilità di successo di dare potenziamento bonus, quindi vale la pena prestare attenzione quando si pianifica un upgrade del nostro equipaggiamento. L'unica eccezione sono le armi di livello Blackthroat, che sono estremamente potenti ma corrono il rischio di essere completamente distrutte se non vengono potenziate, rendendo diciamo il processo di upgrade molto più rischioso. Io mi sento di consigliare quindi di fare attenzione a quello che abbiamo tra le mani, di guardare ogni singola arma che tiriamo su, magari guardare bene il livello dell'oggetto, guardare le caratteristiche che più si adattano al nostro stile di gioco. Ovviamente il potenziamento, come dicevo prima, delle rune è fondamentale, e quindi coadiuvare il potenziamento runico e l'upgrade dell'arma, quindi del livello della nostra arma, è fondamentale per avere successo all'interno del gioco. Consideriamo poi che nelle quest così l'equipaggiamento base per il PvE va bene, nel senso non serve stare a scervellarsi, ma quando poi ci andremo ad interfacciare con dei dungeon con delle diciamo esigenze maggiori dal punto di vista statistiche e potenzialità dell'arma, direi che è proprio necessario seguire quello che ho appena detto e fare molta attenzione. Ad ogni modo, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto e quindi vi invito di nuovo a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un bel pollicione e a commentare qua sotto cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, da Vlad Cavallo Pazzo è tutto, ciao belli!